Gobbi, Gobbe, buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana. Il panettone mi viene in mente, o il pandoro, secondo dei gusti. Di cosa parlo? No, no, non sono ubriaco, non sono ubriaco. Innanzitutto, prima di dimenticarmi, iscrivetevi al canale, mi raccomando, come state facendo, commenti e like al video, tutto gratis, eh? Grazie mille. Dicevo, no, non sono ubriaco. Mi vengono in mente il pandoro e il panettone perché, se non sbaglio, l'ultima vittoria in trasferta della Juve è stata fatta in gennaio. Se non sbaglio, ma però correggetemi se vi torna qualcosa di diverso. Mi sembra che l'ultima vittoria in trasferta della Juve sia stata fatta in gennaio. Stop. Tra vittorie negli ultimi 3 mesi, direi. E grazie al cielo mancano 3 partite alla fine del campionato più una della finale di Coppa Italia e poi è finita anche sta stagione che non ne posso più. Ieri, tra l'altro, se devo essere sincero, è stata anche una partita più bella del solito, con varie occasioni, potevamo vincerla, potevamo anche perderla. Ho visto una Juve un po' più pimpante, che però ha evidenziato sempre i soliti problemi di carenza di gioco, perché comunque le azioni che noi abbiamo creato sono tutte state azioni nate o da calci piazzati o dall'invenzione del singolo Chiesa, che ieri ha fatto un'ottima partita, mai ragionate, mai strutturate in un contesto tattico di un certo tipo, ma insomma, quindi dico sempre le solite cose. E poi mi tocca di sentire Balzarini. Cioè, mi tocca di sentire, io lo guardo sempre perché ci sono anche degli spunti interessanti, però continua con questa sua, con questo suo tentativo di giustificare tutte le mancanze di Allegri, che in questi mesi ha un po' rettificato questo suo tentativo, l'ha corretto, è diventato un po' più accusatorio, ma probabilmente perché diventa veramente difficile difendere lo staff tecnico in una stagione del genere. Diventa particolarmente difficile, quindi anche lui ha corretto un po' il tiro, ma si vede nelle sue dichiarazioni, nei suoi video, si vede che comunque lui non è convinto di quello che dice quando corregge il tiro. Cioè, lui è convinto che la filosofia di Allegri sia la filosofia giusta, la condivide e farebbe prima a dire così. Comunque, al di là di questo, dicevo, mi tocca di sentire Balzarini che dice che la Juventus non ha giocatori tecnici, ce n'è solo uno che è Chiesa, che il Bologna ha più giocatori tecnici della Juventus e in poche parole che abbiamo sopravvalutato questa squadra. Allora, quante volte l'abbiamo detto? Non abbiamo Modric, non abbiamo Iniesta, non abbiamo Pirlo, non abbiamo la Juve che eravamo abituati a vedere quando vincevamo, e questo è sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo fenomeni, abbiamo secondo me dei potenziali fuori classe come Chiesa, senza ombra di dubbio. Ma da qui a dire che abbiamo sopravvalutato la squadra quando abbiamo fatto delle prestazioni indegne contro Genoa, Fiorentina, Udinese, Frosinone, Empoli, Cagliari e mettiamoci anche il Bologna. Vuol dire proprio veramente raschiare il fondo del barile, eh? Vuol dire raschiare il fondo del barile, perché se uno mi dice la Juventus per quello che ha dimostrato e anche per il suo per la rosa che ha, è giusto che finisca il campionato al terzo posto, posso essere anche d'accordo. Poi dopo, andando ad analizzare il percorso fatto per arrivare al terzo posto, magari mi vengono delle considerazioni da fare, nel senso che comunque, l'ho già detto 1000 volte, secondo me giocando in modo diverso avremmo fatto prestazioni migliori, e quando fai tante prestazioni migliori intendo prestazioni nelle quali tu crei
tanto e quando crei tanto la palla la butti dentro con giocatori come Vlahovic. Ma oltre a questo, visto che non abbiamo dei campioni, visto che non abbiamo dei giocatori così sopra la media, ancora di più la mano dell'allenatore fa la differenza. Ancora di più parliamo di giocatori che hanno bisogno di essere guidati e che non possono muoversi in autonomia come vorrebbe Allegri. L'ho già detto, forse non ricordo, ma lo ripeto. Ho un amico che ha fatto i corsi a Coverciano. E in alcune lezioni c'era Allegri e lui l'ha detto che vuole dei giocatori pensanti, ha ribadito questo suo concetto, che per lui gli schemi contano fino a un certo punto perché a lui interessa che i giocatori siano pensanti. I giocatori sono pensanti, ma non tutti sono pensanti come Pirlo. Cioè, non tutti hanno la testa e i piedi per poter essere pensanti in modo tale da decidere l'andamento tattico di una partita. Quest'anno ancora di più, considerando anche il fatto di avere una partita a settimana, si doveva lavorare su questo perché abbiamo dei giocatori che hanno bisogno di essere guidati. Quando vengono guidati e quando li vedremo in un contesto nel quale sanno cosa devono fare, allora li giudicheremo. Allora a quel punto potremo, l'ho già detto altre volte, potremo dire chi è da Juve e chi non è da Juve, sono stati sopravvalutati oppure no, ma abbiamo bisogno di vederli in un contesto tattico di quel tipo lì. Ho guardato l'altro giorno perché mi sono comparse su Facebook delle immagini della Juve di Conte, mi pare contro il Chelsea, non ricordo. Quando parlo di giocatori che sanno cosa devono fare in campo, andate a vedere quelle immagini. Conte arrivò con una squadra che non aveva certamente dei fenomeni, o comunque aveva dei giocatori che poi si sono dimostrati essere di grande valore, ma al momento dovevano crescere. Diciamo che Conte è arrivato in un contesto secondo me molto simile a quello di oggi e ha valorizzato tantissimo tanti giocatori mediocri. Tanti giocatori, o se non mediocri, che magari può sembrare un brutto termine, tanti giocatori che certamente non erano dei campioni. Pepe, Zaccherini, Matri, Vucinic. E poi ricordiamoci che c'erano Chiellini e Bonucci agli inizi. Bonucci non era quello considerato dal sentimento popolare come quello forte, perché quello forte era Ranocchia. E poi certo è arrivato Pirlo e su quello niente da dire. Poi chi c'era? Hernanes anche. Insomma, aveva una squadra secondo me che può essere paragonabile come livello a quella di oggi, tranne che per Pirlo. Poi avevano Vidal. Che Vidal, certo, non quando l'abbiamo preso non era mica Iniesta. Insomma, forse aveva qualcosa in più, sicuramente, ma il contesto era molto simile. Ma al di là di questo, se voi guardate quelle immagini, a parte che la Juventus andava ai 2000 all'ora, ma poi soprattutto i movimenti, cioè, ti faceva capire che c'era un lavoro dietro, cosa che non c'è nella Juve di adesso. Quindi dire che abbiamo sopravvalutato i giocatori mi sembra veramente ridicolo perché non ho mai sentito nessuno parlare di squadra stracolma di campioni, ho sempre sentito parlare di squadra che può fare di più, che ha giocatori tutti nazionali che sono abituati a fare anche determinate partite e quindi diciamo in contrapposizione con chi dice che sono tutti brocchi, che con questa squadra non si può fare niente di meglio. Ma da qui a dire che sono sopravvalutati, ragazzi. E niente, nelle dichiarazioni a fine partita Allegri ha detto chiedete alla società per il mio futuro, con Pogba sarebbe stata una Juve diversa, sì, anche mia nonna con le ruote sarebbe stata una Cariola, poi forse con Pogba sarebbe stata diversa perché avrebbe avuto un giocatore pensante in più, quindi un giocatore che avrebbe potuto risolverti situazioni, indirizzare la partita grazie alla propria inventiva e non grazie al lavoro di squadra. E basta, ora vediamo cosa fa l'Atalanta, se domenica noi vinciamo con la Salernitana in casa è fatta, finalmente, possiamo mettere la parola fine per la qualificazione Champions e ci avviciniamo ancora di più probabilmente a degli annunci che ci faranno dire è finita. Iscrivetevi al canale ancora, ve lo dico, passate una buona giornata.